Live Social. Benvenuti cari amici di Radio News 24 e Live Social. Io sono Angelo, qui con noi oggi ai nostri microfoni abbiamo la psicologa e psicoterapeuta Provantini Kate. Ci parlerà di un progetto che è le officine dell'istituto Il Minotauro. Benvenuti ai nostri microfoni. Grazie. Allora, io direi di partire un pochettino dal discorso basilare in questo caso, che viene un po' più spontaneo. Questo tipo di progetto, che progetto è? L'Officina è un progetto che si rivolge a ragazzi in difficoltà, la fascia d'età sostanzialmente dall'adolescenza fino ai giovani adulti, 25-26 anni, ragazzi che per motivi più disparati possono avere problemi con lo studio, con la scuola, oppure ritirati a casa, i famosi hikikomori o ritirati sociali. Gente che è uscita dal percorso di formazione o più in generale che si è convinto che il futuro non esiste, almeno per loro, e che quindi ritirano un po' tutti gli investimenti e le motivazioni. Quindi possiamo dire, per dare un attimo una distinzione, non sono i cosiddetti famosi, passami un po' il termine, DSA, giusto? Sono proprio un'altra cosa che si sta parlando in questo caso. Sostanzialmente sì, nel senso che i DSA, anche se poi le diagnosi di DSA meriterebbero esatto un approfondimento, perché si diagnostica lì dentro tanta roba anche tanto diversa, però diciamo che oggi il fenomeno del ritiro, che sia sociale o che sia scolastico, è un fenomeno che coinvolge persone tecnicamente che non sempre hanno delle problematiche di interesse clinico in senso stretto, sono ragazzi in tutto e per tutto con un funzionamento che definiremmo fisiologico normale tra virgolette, e che però appunto smettono di investire sul futuro. Alcuni di questi in modo più severo si chiudono anche in casa, nel senso che non escono proprio di casa, altri magari escono, però non affrontano nessun progetto di crescita, di formazione, quindi non vanno a scuola, non cercano un lavoro, non si immaginano nel futuro, e quindi non investendo sul futuro non intraprendono neanche nessuna azione per andarselo a prendere. Ok, quindi in questo caso la tua figura, mi viene in questo caso spontanea la domanda contraria, come interviene? Allora, noi siamo un gruppo abbastanza numeroso all'interno del Minotauro che si occupava da sempre di apprendimento. Nell'andare degli anni quello che ha cominciato ad emergere era appunto questo fenomeno che si allargava a persone insospettabili, cioè appunto che non ti saresti aspettato la difficoltà scolastica, la problematica di chiusura, perché spesso sono ragazzi con molte risorse, a volte con un'intelligenza anche molto brillante, che improvvisamente però insomma fermano, stoppano tutto. E quindi quello che cerchiamo di fare è di intanto incontrarli, a volte andando a cercarli dove si sono rinchiusi, per aprire un dialogo con loro. L'obiettivo più generale che ti posso dire è quello di, prima di tutto, riattivare proprio la speranza, come dire, è proprio vero che non c'è futuro, verifichiamo, facciamo qualcosa insieme, vediamo se è proprio così che stanno le cose. E per fare questo di solito abbiamo bisogno di lavorare con i ragazzi, ma abbiamo bisogno di lavorare soprattutto con le persone che stanno intorno a loro. Ed è per questo che Officine poi di fatto è un progetto di rete molto, molto ampia, perché va a coinvolgere sicuramente le famiglie, i genitori, la scuola, il mondo delle aziende, il mondo degli adulti in generale, cioè perché da un certo punto di vista potremmo dire che questo è un fenomeno molto di rilevanza storica, è un fenomeno infatti internazionale che coinvolge un po' tutte le nazioni, dal Giappone all'America, sia nord che sud, sia America del Nord, America del Sud, sia l'estrema periferia del mondo che le grandi città, come un fenomeno d'epoca, e quindi probabilmente abbiamo bisogno di cambiare un po' la cultura, l'atteggiamento, lo sguardo, quindi dei ragazzi che sono in difficoltà, ma certo, anche di tutti gli adulti che li guardano. Guarda, io Kate, ne approfitto perché ci stiamo avvicinando più che altro alla fine, ne approfitto per dare i contatti social e siti web, poi ti faccio altre domande nel chiacchierare in questo caso. Allora, ti possono trovare direttamente in via Omboni 4 a Milano o via Trieste 27 a Padova. Trovate sui social Minotauro Milano, le officine del Minotauro su LinkedIn, officine.minotauro.it che è il sito web, sono katiaprovantini.com che è l'altro sito web. Quello che volevo capire era anche questo, abbiamo parlato delle persone, giustamente dei ragazzi che andate a cercare per queste motivazioni qua, ma
quale può essere la motivazione scatenante? Nel senso, ci può essere una motivazione uguale per tutti o varia? Le motivazioni ovviamente sono varie, però diciamo che se dobbiamo scegliere una categoria più ampia, dobbiamo immaginare persone che hanno creduto molto di avere qualcosa di speciale, soprattutto nell'infanzia. Speciale può essere una competenza, una capacità, un talento, e o l'incontro coi pari disastroso alle medie, a volte un fallimento imprevisto, inatteso, a volte un incontro con una realtà che non ti aspetti, fa voltare completamente lo sguardo, e quindi le cose buone restano nel passato, il futuro si colora di visioni pessimistiche, dove la delusione ti fa dire ma tanto non ne vale la pena. Okay. I milanesi ragazzini dicevano qualche anno fa, perché adesso il vocabolario cambia in tempi rapidi, ma era uno sbatti, i napoletani uno sfastidio, i padovani dicono uno spono, cioè una roba che ti fa faticare ma tanto non ti fa andare da nessuna parte, e questo è un po' l'atteggiamento dei ragazzi, ma a questo, come dire, si appesantisce questa visione perché gli adulti tendono per primi ad avere una visione molto negativa dei ragazzi di oggi, no? Nel Covid abbiamo visto che sono stati capaci di grandi cose, hanno sopportato di stare chiusi in casa, di gestire, aiutare i nonni, i parenti, certo, a gestire, certo, la rete e tutto, però è uno sguardo positivo sui giovani che, come dire, che richiede una visione, certo, straordinaria come il Covid, giusto, mentre solitamente c'è un'idea che questi ragazzi non sono capaci, non si impegnano, non fanno niente, ma quando erano bambini invece erano meravigliosi, certo, le due, certo, robe insieme fanno collassare il progetto di crescita in qualche modo. Perfetto. Katia, guarda, stiamo arrivando, anzi siamo arrivati ufficialmente alla fine, il tempo è un po' tiranno anche con noi in questo caso. Io ti ringrazio per questo racconto. Io ridò un attimo il contatto, sito web e social dove ti possono trovare, e soprattutto possono trovare questo progetto, quindi le officine del Minotauro su LinkedIn, officine.minotauro.it che è il sito web, sono katiaprovantini.com che è il sito web, da lì ti possono trovare, contattare e chiederti anche maggiori informazioni. Io ti ringrazio ancora, ti auguro una buona serata e un grandissimo in bocca al lupo davvero per tutto. Ringrazio te. Grazie a tutti, buona serata. Continuate a seguirci sempre su Radio News 24 Live Social. Noi torniamo subito con un'altra storia, sempre ai nostri microfoni.